87, 88, 89, 90. Bello, no, dare i numeri così. Sono gli anni delle vittorie della Lancia Delta nel Mondiale Rally, 4 vittorie consecutive, con una vettura che ovviamente non può più essere giovanissima e contro una concorrenza agguerrita. Toyota, Mitsubishi, le altre giapponesi, Ford, Volkswagen, altre europee, e ogni anno presenti con modelli sempre nuovi. Ma adesso andiamo avanti con la sintesi di questo bellissimo 1990 del rally. La Lancia Delta HF ha ancora vinto. Il quarto titolo mondiale consecutivo è stato sigillato qui, a Sanremo, all'insegna della logica più semplice ed efficace, quella del lavoro qualificato e qualificante, con la gara intesa come fine e come mezzo. Produrre auto di serie, auto per vincere, pensando alla produzione di serie, auto per vivere. Stagione 90, grande Lancia. Si comincia fra schianti di flash con la notte del Turini, il colle che quasi sempre decide il Monte Carlo. Qualcuno può giocare al gioco di riconoscere i posti, di dare il nome ad una località dentro il nome di un rally famoso. Passando fra posti ostili, attirando sguardi amici, facendo spettacolo, con la rigorosità della scienza esaltata dal coraggio dell'uomo. Ragionando, rischiando, cambiando un niente perché cambi tutto, cambiando tutto perché non cambi niente. Noi e loro, gli avversari della Delta, soprattutto la Toyota, che ha lanciato il fuoriclasse spagnolo Sainz contro le auto italiane. L'auto esce dall'uragano del rally e va a faticare alla Mandria, presso Torino, dove la aspettano massacranti piste di prova. Questa è la Lancia Delta che nel mondo dei rally vince, rivince, talora stravince ormai da 4 anni. Dal 1972, prima i nomi erano quelli della Fulvia, della Strato, della Lancia Rally, la casa automobilistica torinese ha questo vizio di vincere. Ingegner Lombardi, responsabile del settore corse della Lancia, cosa da dire a sua discolpa? Cosa da dire in tema di vizio di vincere? La Delta è una vettura dalla tecnologia avanzata e questo è l'ingrediente fondamentale per vincere nei rally. È stato possibile fare una vettura come la Delta basandoci sulla storia e sulle conoscenze che abbiamo accumulato in tanti anni di partecipazione ai rally. Siete un po' come Picasso, che chi diceva ma non trova troppo comodo, quasi immorale, vincere, guadagnare tanti soldi con uno schizzo che fa in pochi minuti. Diceva guardate, sono 60 anni, una vita più pochi minuti. Ah, certamente, io penso che sia un ottimo esempio per descrivere il perché di un successo, il successo Lancia nei rally. E i nemici cosa fanno e voi cosa fate contro i nemici che non staranno certo a guardare? Certo. Sono bravi, no? Certamente, molti nemici quest'anno, molti avversari, non nemici, avversari, soprattutto giapponesi con in testa la Toyota che si dà filo da torcere negli ultimi anni e poi la Mitsubishi, quindi gli europei, Ford e Volkswagen. Battere la loro sfida, ci affidiamo anche alla cura dei particolari. Due esempi: il riscaldamento dei pneumatici operato con le termocoperte, i pneumatici antiforatura, cosiddetti ATS della Michelin.
Ma esiste un qualcosa di più cosmico, di più sostanziale delle trovatine, sia pure di alto livello, alla base del vostro successo? Ribadisco che alla base del successo ci deve essere una vettura di tecnologia avanzata, come la Delta Integrale, e poi un grosso programma di prove sistematico da condurre ogni anno affinando tutti i particolari. Non mi dica che è il solito segreto del lavoro. È proprio quello, il segreto del lavoro e dello sviluppo sperimentale dei prodotti che poi avranno successo. Cito ad esempio la preparazione del Rally Safari. Il Rally Safari si disputa in aprile, noi iniziamo la preparazione in dicembre, un pilota apposta rimane da dicembre ad aprile a preparare la gara in Kenya. Ecco, però mi lasci allora chiedere di fare una visita nel vostro reparto corse, perché voglio convincermi che oltre al segreto all'aria aperta del lavoro non esiste un segreto d'antro chiuso, cagliostresco. In questo caso mi fa molto piacere di farle vedere il nostro reparto per dimostrare che non esiste nessun segreto. Una saldatura al titanio in gas inerte. Un centro di lavoro a controllo numerico dove la computerizzazione e la tecnologia più spinta esaltano meccanicamente gesti che una volta erano dell'uomo. Siamo al reparto corse, dove la Lancia Delta HF viene preparata, vestita per il matrimonio con il successo. La scocca con il roll bar in acciaio ad alta resistenza per dare alla vettura una grandissima rigidità contro i colpi del terreno e della sorte. La testa a 16 valvole. I pistoni in alluminio stampato. L'albero di trasmissione in titanio e fibre di carbonio e le sospensioni, all'insegna di una ricerca che chiede alla fisica, alla chimica, servizi sempre spinti. Questo è il posto dove si fanno i miracoli meno miracolistici del mondo. Tutto è lavoro, dedizione, studio, cura, attenzione, se necessario, ossessione. Come per una donna che cambia maquillage a seconda dell'appuntamento che l'attende, nella preparazione della Lancia Delta HF c'è anche la versione safari o versione pesante rinforzata. Bene, siamo entrati e usciti dalle segrete stanze, ma francamente, se dovessi dirvi che ho capito tutto del perché dei successi di questa Delta, che fra l'altro ha 11 anni dalla sua prima apparizione con questa berlina rassicurante, squadrata, diversa ad esempio dal coupé della Toyota, se dovessi dirvi il perché, francamente mentirei. Ma proprio per questo andiamo a vederci le tappe principali del 1990. Cerchiamo di vedere un po' tutto per capirci qualcosa di più. Cominciamo da Monte Carlo. Monte Carlo piace alla Delta, piace a tutti. La gente va sulle sue strade per segnarsi gli occhi, la mente con le immagini, per riportarsi indietro un marchio, un'unzione, magari anche un raffreddore, che valgono come prova di quello che è un autentico incontro d'amore. La Lancia Delta HF va al rally di Monte Carlo con rispetto guerriero. Davanti, dietro, sopra, sotto, intorno alle sue auto stanno gli uomini che lavorano perché la corsa sia sicura, i colpi del caso e degli avversari siano lievi. Il pilota è partito per la prova speciale, dove chiede tutto all'auto appena uscita dall'abbraccio dei meccanici.
A Monte Carlo, primo Oriol Lancia, secondo Sainz Toyota, terzo Biasion Lancia. Una vittoria chiara con l'aiuto di una scatola nera. A Monte Carlo avete fatto violenza a questa creatura, no? Ma abbiamo sostituito un chip, cioè una piccola scaglia di silicio. In questo modo abbiamo variato la regolazione della pressione di sovralimentazione, passando da una regolazione più tranquilla a una regolazione leggermente più rischiosa, però che garantisce una prestazione migliore. Ma perché la Delta vince? L'abbiamo chiesto agli uomini che la guidano alla vittoria. Lancia SS Relay, La Lancia è attualmente la miglior vettura che sia apparsa sulla scena mondiale, da molti anni a questa parte. Ha veramente una squadra di grande professionalità. Ogni pilota sogna di essere al volante di una Lancia. È come per la Ferrari, tutti vorrebbero guidarla. Per me, la Lancia è la miglior squadra del mondo. Siamo sempre alle prese con la ricerca tecnologica, che vuol dire efficacia, affidabilità, prestazioni. Noi piloti cerchiamo di dare il meglio di noi stessi per battere questa concorrenza giapponese. In che misura lei si sente complice, interprete, aiutante dei vari Pautasso, Ferrero, Brambilla, Proietti che vanno sulle auto di tutti i giorni e che dovrebbero godere dei vostri progressi? Ma direi che io con le mie acrobazie e con le cose che sembrano un po' fuori dal normale che riesco a fare con un volante contribuisco molto alla loro sicurezza di guida di tutti i giorni. Anche e specialmente il Safari Rally, con le sue terribili esigenze, propone ed impone il trasferimento nella produzione di serie delle tecniche più avanzate e sofisticate. Qui si manda addirittura l'auto a bagno con gli snorkel perché il motore inspiri ed espiri. Si provano alla Mandria i guadi del Kenya. Eccoci alla Safari Rally, la corsa più giusta e più ingiusta, più crudele e più bella, a piacere o a dispiacere, dipende se la si è vinta o la si è perduta. L'Africa le fa da fondale, l'Africa la sviluppa, l'Africa la rende umana, la rende stregata. La si può perdere per una goccia d'acqua o un mare di fango. La Lancia l'ha vinta nell'88 e nell'89 con Biasion. E nel 90, guardiamo. In tanta Africa l'automobile è ancora una visitatrice strana. Quando poi è in gara, pretende di infliggere ritmi particolari, anomali, troppo suoi, ad una terra che spesso vive conseguenze lente, basse, talora sommesse. Il safari è ovviamente anche il rally dei contrasti, persino di una provvisoria violenza, che le auto, con i loro rumori, la loro polvere, i loro schizzi di acqua e fango, infliggono al paesaggio, alle strade, al sound stesso di quella vita, ai corpi e forse anche ai pensieri di quelle genti. Ma attenzione, ogni tanto l'Africa si vendica. La Delta di Biasion è stata la vittima più importante dell'acqua e della terra, unite ad imprigionare, quasi per prenderne un calco di creta, quell'auto che voleva volare.
Al di là, al di sopra del fango africano, Lancia campione del mondo. A che prezzo? Io pensavo che ci fossero alla base investimenti specifici colossali, spese altissime. Poi mi accorgo proprio qui alla Lancia che passando dal gruppo B al gruppo A, cioè da una vettura di tipo sofisticato, spinto, a una vettura di produzione già più grande, di accessibilità già notevoli, la Lancia si è trovata praticamente in casa la Delta da combattimento, da fare crescere poi per i rally, la vettura base. Altrove hanno dovuto fare grossi investimenti specifici, progettare e poi costruire modelli assolutamente nuovi. E adesso le immagini del Rally di Portogallo, è l'ultima gara di questo film. L'ordine d'arrivo è un fiore all'occhiello della Lancia Delta, anzi un mazzo di fiore all'occhiello. In Portogallo, Lancia prima con Biasion, seconda con Oriol, terza con Kankunen, quarta con Cerrato, quinta con Bica. Un record. Asfalto, terra, problemi risolti dalla trazione integrale, la più lampante applicazione delle esperienze rallistiche alle auto di serie. Fa festa la gente che ha portato le auto in corsa e quella che le ha portate da un disegno alla strada. Delta e Lancia. Delta è Lancia. Non si tratta proprio di un gioco di parole. Beh, credo proprio che adesso conosciamo un po' meglio questa Lancia Delta. Ma in fondo l'abbiamo esplorata, abbiamo esplorato il suo mondo per scoprire che non c'è niente da scoprire. Nulla di magico, voglio dire. C'è soltanto una qualità altissima di piloti, macchine, motori, lavoro, organizzazione, tecnici, tutto al massimo livello mondiale e i risultati si vedono. Per gli altri non c'è niente da fare e per noi in fondo non c'è niente da dire se non complimenti, Lancia.